quando si dice prendere due piccioni con una fava? Beh, in questo caso sono tre. Le nuove piccole della città, Citroen C1, Peugeot 108 e Toyota Aygo. I francesi e i giapponesi le hanno progettate insieme, condividono carrozzeria, motori e tanto altro e sono costruite nella stessa fabbrica. Quale scegliere? Vediamolo in questo perché comprarla. Fuori com'è? Sono parenti molto strette, ma è proprio nell'estetica che i tre marchi hanno voluto differenziarsi. Davanti la C1 è quella con gli occhi più grandi, e si fa notare. Ma non è che la Aygo scherzi, con quel frontale a forma di X che fa molto manga giapponese. Più tradizionale la 108, sembra anche la più compatta di tutte, e ha i segni degli artigli del leone disegnati nei fari posteriori, simili a quelli della Citroen, che hanno però luci ad effetto tridimensionale. La Toyota invece ha dei fanali verticali ad esse. La fiancata tondeggiante delle francesine, a parte la finitura nera sui montanti della C1, è praticamente identica, in contrasto con gli spigoli della giapponese, che riescono a darle un coefficiente di penetrazione aerodinamica ottimo per la categoria, 0,29. E guardate quanto sono corti i cofani del motore, molto leggeri da sollevare. Le versioni in prova sono tutte il top delle rispettive gamme e hanno cerchi in lega da 15 pollici. È spaziosa? A listino non esistono auto a 5 porte e 4 posti più corte di queste, 3,46 m, 3,47 m, 3,48 m, per cui lo spazio interno non è enorme. Non significa però che non possa bastare negli spostamenti quotidiani, che spesso si fanno da soli in macchine con pochi bagagli. Su tutte e tre si apre solo il lunotto, che ingloba il tergicristallo e la cappelliera. Curiosamente, la Aygo dichiara una capacità minima inferiore, 168 litri contro i 196 delle cugine, ma questo non peggiora lo spazio per le persone. I bagagliai sono più alti che lunghi, vanno bene più che altro per fare la spesa al supermercato, anche se c'è un bel gradino da dover scavalcare con le borse pesanti. Per caricare borsoni e valigie più grandi, i sedili si abbattono separatamente con delle cinghie di sblocco pratiche, ma gli schienali non sono rivestiti come invece succede su altre concorrenti. Sotto il pavimento c'è il ruotino di scorta, un optional da 100 euro. Le porte posteriori sono grandi rispetto alle dimensioni esterne e si aprono abbastanza per non complicare troppo la vita a chi siede dietro, che però non ha molto spazio. Si tocca facilmente il tetto con la testa e i sedili davanti con le ginocchia. L'omologazione poi è per 4, quindi non si può stare al centro. Ci sono concorrenti migliori che sono più lunghe però. Qui invece stanno comodi i ragazzini e i bambini, per cui ci sono gli attacchi Isofix per i seggiolini. Un'ultima cosa, i sedili anteriori con poggiatesta integrato sono belli, ma possono dare fastidio ai passeggeri posteriori perché occupano quasi tutta la visuale. E la qualità? Siamo su un altro pianeta rispetto ai modelli precedenti, soprattutto per quel che riguarda le finiture e gli accessori. Il design degli interni dà una sensazione di completezza. Capiamoci, ci sono concorrenti che fanno meglio. Le plastiche sono rigide e c'è della lamiera a vista, ma l'impressione generale è buona per la categoria. Finalmente si può comandare il vetro elettrico del passeggero dal pannello lato guida. Tanti componenti sono di origine Toyota, pochi quelli francesi. Nonostante questo miscuglio, la consistenza dei comandi mi piace. La strumentazione più leggibile che in passato ha il computer di bordo e un bel contagiri digitale. Il cassetto davanti al passeggero non è enorme, ma nelle porte e al centro i portaoggetti sono pratici. Le bocchette dell'aria a forma di palla poi sono simpatiche e ben regolabili, mentre al centro sono fisse. Piacevole anche la forma della plancia con il clima automatico e il sistema multimediale touchscreen, che a seconda degli allestimenti possono essere optional. Solo sulla Aygo il volante è in pelle anche sulla versione più economica. È bello per una city car, si impugna bene. Ok che parliamo di auto economiche, ma la verniciatura parziale della carrozzeria non mi va giù. Insomma, sono piccole, ma sono ben dotate come sicurezza e comfort. Di serie tutte hanno 6 airbag, controllo di stabilità e trazione, sensore pneumatici e a seconda delle versioni a pagamento si possono avere specchietti elettrici termici, clima manuale o automatico con 3 livelli di gestione dei flussi o chiave elettronica per apertura porte e avviamento a pulsante. Come funziona il navigatore? Se avete uno smartphone potete visualizzare Google Maps sul touchscreen da 7 pollici sviluppato dalla Pioneer, che non è di serie su tutte le versioni e costa al massimo 500 euro. Si collega il cavo alla presa USB e si scarica una app, per ora solo su telefoni Android e su iPhone 4 e 4S, al prossimo aggiornamento anche su 5 e 5S. La funzione mirror, cioè specchio, ripropone sul display mappe e musica. Una bella idea, il funzionamento però è poco fluido e tende a bloccarsi, per cui è già previsto un aggiornamento software migliore. Solo Toyota ha scelto comunque di offrire un navigatore tradizionale, optional a 450 euro e con scheda SD, per chi non vuole dipendere dalla connessione del telefono. Gli altri menu hanno una bella grafica e sono facili da navigare, con lo schermo tattile e i tasti fisici. Bene anche la radio e il collegamento Bluetooth per le telefonate e la musica. In città come va?
Il cambio è infinitamente migliore rispetto a prima, innesti corti e morbido ed è facile da usare in città. I rapporti invece sono un po' lunghetti e tagliano le gambe in termini di prestazioni al motore 3 cilindri a benzina 1000 da 69 cavalli che è stato rinnovato dai giapponesi per consumare meno e che ha una bella risposta in basso, utile per scattare i semafori. E di serie c'è l'Hill Holder per tenere ferma la macchina nelle manovre in parcheggio oppure in salita. La visibilità e la percezione degli ingombri non danno problemi. Il volante è solo regolabile in altezza, ma non ci si può lamentare perché il sedile si può aggiustare comodamente. Sono macchine corte, non hanno bisogno della telecamera, però così le retromarce diventano veramente una passeggiata. È optional su alcune versioni, ma direi che vale la pena, mentre lascerei perdere i sensori di parcheggio. È bella da guidare? Il motore 1000 fa quel che può in accelerazione e ripresa. Fate attenzione ai sorpassi, alle salite e quando viaggiate in più persone. Una volta lanciato, in realtà gira bene anche in autostrada, dove farebbe comodo il cruise control, che non si può avere. C'è comunque il limitatore di velocità, che quando è optional costa 100 euro. Sulla Peugeot e sulla Citroën si può avere un altro 3 cilindri a benzina, il 1200 francese da 82 cavalli, che non sono pochi per una macchina da circa 900 kg, ma che in realtà non fanno tutta sta differenza e quindi direi che è meglio il 1000. Entrambi i propulsori hanno una rumorosità grintosa che si fa sentire tutta in accelerazione, mentre in movimento l'insonorizzazione è migliore e anche le vibrazioni non danno grossi problemi. Da fermi invece si fanno sentire un po' sul sedile. Mi piace l'assetto, assorbe bene anche se le macchine sono così corte, c'è solo qualche contraccolpo un po' più secco sulle buche più profonde. Le sospensioni danno una bella agilità, tenuta e stabilità ci sono e lo sterzo a servoassistenza variabile, nonostante costringa a correggere un po' spesso, permette di posizionare il muso dove si vuole. D'altronde con questa compattezza c'è da giocare con le traiettorie anche su strade strette. Quanto consuma? Sono auto cittadine, ma in un uso davvero a 360 gradi, con qualche gita nel weekend e ogni tanto un viaggio lungo, il motore 1000 patisce poco lo stile di guida. È molto costante e sta sui 6 litri ogni 100 km, più di 16 km al litro. Fuori città si vedono anche medie sotto i 5 litri su 100 km e nel peggiore dei casi, nel traffico, ci possono essere anche momenti in cui si superano gli 8 litri ogni 100 km. Il sistema start and stop c'è solo su versioni specifiche. Quanto costa? Con carrozzeria a tre porte si parte da quasi 10.000 euro per C1 e 108 e 11.350 per la Ego, che per ora è in promozione a 10.450 con di serie schermo touchscreen, telecamera, clima automatico e anche fari ad accensione automatica. Le versioni provate sono quelle più ricche delle rispettive gamme e hanno 5 porte, con prezzi di partenza che vanno da quasi 13.000 a oltre 13.500 euro. Vale la pena valutare le versioni con capote in tela, molto grande, praticamente dall'idea di stare su una cabrio. E ci sono anche interessanti finanziamenti, con rate che partono da 100 euro al mese. Per non annoiarvi, non vi ho detto il prezzo di tutti gli optional che avete visto e le tante personalizzazioni estetiche. Fatevi però un giro sul nostro listino per avere tutte le informazioni. Difetti? Il pedale della frizione è leggerissimo, quindi ottimo per la città. Peccato che il punto di stacco sia a fondo corsa e questo obbliga a stare molto lontani con il sedile per non frizionare o creare saltellamenti fastidiosi. I vetri posteriori a compasso su macchine a 5 porte sono stati sdoganati in un certo senso proprio dalle C1, 107 e Aygo precedenti. Ci sono ancora su questi nuovi modelli, ma continuo a preferire altre city car che invece hanno gli alzacristalli. Sulle francesi, USB e Bluetooth non sono di serie su tutte le versioni. Al giorno d'oggi dovrebbero essere dotazioni standard, soprattutto su auto così, che saranno comprate dai giovani. Qual è la versione migliore? L'Aygo è quella con più dotazioni di serie, ha 3 anni di garanzia, non prevede versioni troppo basiche e oltre ai 4 allestimenti ha tanti pacchetti di personalizzazione, che danno libertà ma che non rendono così intuitivo trovare la combinazione giusta. Sulle francesi meglio gli allestimenti intermedi, che comprendono già il clima manuale. Su tutte si può anche avere il cambio robotizzato, sappiate però che è un po' lento nelle cambiate. La consiglieresti? Se vi serve una macchina essenziale, nel senso buono del termine, che sia pratica da usare nella vita di tutti i giorni, questo trio franco-giapponese è una buona scelta, soprattutto per chi vive in quelle città con poco parcheggio, ha bisogno di 4 posti e non vuole spendere tanto. Tra le tre,
scegliete quella che vi piace di più esteticamente oppure quella su cui riuscite a farvi fare il prezzo migliore. Se poi cercate un'auto piccola ma da usare più spesso fuori città, valutate concorrenti come la Hyundai 10 e la Fiat Panda. Nel mezzo ci sono la Renault Twingo, il trio Up, Citigo e Mii e la Fiat 500. Ma le city car sono tante, le trovate tutte sul nostro Trovauto e sul nostro listino, dove potete confrontare prezzi e allestimenti. E iscrivetevi al nostro canale, ci sono tanti video che vi aspettano.